ragazzi, come state? No, fate caso alla mia faccia, ai miei capelli, faccio schifo appena sveglia, abbiate pazienza. Vorrei svegliarmi un bel giorno e avere tutto già fatto pronto, ma in realtà penso che sia impossibile. Comunque, come state? Io oggi ho avuto questa genialissima idea. Ho detto, faccio un vlog. Uno, perché voglio provare a farlo, non l'ho mai provato a farlo. Ho sempre visto tutti che fanno vlog della loro vita e io non ce l'ho mai fatta a farlo. Però è arrivato qualcuno, sono comunque spaventato. E quindi avevo intenzione di farlo anche io. Se vedrete qualcosa un po' così, è perché appunto essendo il primo magari qualcosa lo sbaglierò sicuro. Comunque, questa mattina mi sono svegliata abbastanza tardino, nel senso che dovrei svegliarmi intorno alle 7:30, massimo 8. Mi sono svegliata alle 8:30 e poi mi sono alzata verso le 9. Una parte ho fatto dormire loro, perché se no se mi alzo faccio casino, invece loro dormono e stressano di meno anche a volte. Comunque lei è Cloetta, vieni Cloetta, saluta. Non ha voglia, è sempre così lei. Lei è la, quella che si deve far desiderare. Dai, adesso andiamo a vedere se riusciamo a far colazione, dai. Dici ciao ciao. Oh, l'ha detto ciao ciao, bella, ogni tanto sei anche carina. Eccomi qua, ero pronta per andare a fare colazione. L'unica cosa che le mie figlie mi hanno detto: no, io voglio andare su dai nonni, perché sopra qua abitano i miei suoceri. Come che Nicole ha voluto dormire sopra, perché mia suocera ha voluto allestire un lettino. Allora ha detto Nicole, voglio dormire sopra, cioè questa novità di questo lettino, vuole dormire sopra. Allora tutte quante adesso hanno detto: oh, voglio andare a fare colazione anche io sopra con i nonni. E quindi sono rimasta da sola. Pazienza, un pochettino rilassata questa colazione sarà. Comunque alla fine mi sono fatta questa tisana al carcadè, praticamente l'ho messa sopra questa tovaglietta che è purtroppo un po' stropicciata, dovete sapere che io non amo stirare, veramente non ho nessun altro tipo di tè più decente, cioè ho questa qua è il male raga, questa è il male, poi c'è questa che mi sa di liquirizia, questa non mi fa impazzire, poi c'è questa anche digestiva che me devo digerire la mattina che ancora non ho mangiato niente, questa boh, questa ce l'ho da 20 anni, non mi piace proprio, poi c'è questa qua, questa proprio anche è il male insieme a quella lì alla nocciola, questa qua zenzero e curcuma è proprio brutta raga, non... Ok, colazione fatta, adesso devo andare a prendere la legna per la stufa, perché io accendo la stufetta così, quella lì a legna, e però la legna è fuori, devo andarla a prendere, vi faccio vedere un pochettino dov'è, così qualche fuori onda. Ok, stufa accesa, infatti fa un bel calore, adesso ve la faccio vedere, eccola qui, stufa accesa. Adesso però è venuto il momento che devo fare qualche lavoretto, ma non so se riuscirò a fare molto perché le mie figlie sono scese giù da mia suocera, sono scese da sopra, quindi sono un pochettino nervose, agitate, comunque bisogna capire che sono anche un po' annoiate dopo tutti questi giorni a casa, non ce la fanno più. Adesso rifaccio solo il letto, dovrei piegare una montagna di panni veramente altissima, guarda che vedere, ho una montagna di panni lì da piegare. Troppo, diciamo che ci vuole tempo perché sono tanta roba piccola e tanta roba che dovrei anche un attimino dargli una stiracchiata così, e ci vuole tempo, e con loro che oggi sono un po' noiose non credo che riuscirò. Poi c'è ancora una lavatrice che adesso si sta asciugando e quindi aspetto che finisce quella, insomma un sacco di pasticci per la quale un attimino accantono questo lavoro e faccio altro, perché sennò veramente non finisco più. Siamo arrivati all'ora di pranzo, questa è la mia situazione, faccia, viso, capelli, lasciate perdere, fate finta di niente. Comunque ho cucinato il pollo con lo zenzero e il limone e i piselli. Speriamo siano buoni. Piccolo sbalzo temporale, sono le 9:50 o meno, e qua hanno fatto con la merenda, hanno fatto di tutto, sono state un pochino qua e poi sono di nuovo corse sopra dai nonni, quindi ho approfittato di questo silenzio, adesso non mi vedete, c'è buio,
Ho approfittato di questo silenzio per dirvi le ultime cose prima di chiudere questo vlog. Adesso poi mi metterò a piegare tutti quei panni. Adesso piegherò tutti quei panni più quelli che ci sono nella lavatrice. Quindi farò solo quello, quindi sarà solo noioso da vedere. E volevo farvi vedere il libro che mi è arrivato, questo qui. Ve ne avrò parlato anche già su Instagram. E questo praticamente è un libro che ti aiuta a scoprire più te stessa facendo delle domande e dandoti tu da sola delle risposte. Poi ovviamente c'è una piccola spiegazione per ogni capitolo. E io lo provo, poi vi dico com'è, se acquistarlo oppure no, perché io quando sono andata ad acquistarlo c'erano delle buonissime recensioni. Vabbè, c'è sempre quello che magari è scontento, però comunque le recensioni positive erano maggiori, quindi ho deciso di acquistarlo. Però adesso che lo vedo non lo so, non sono tanto convinta, sembra uno di quegli acquisti fatti da veloce tanto per farli, ecco. No, non tanto per farli, ho sbagliato, più che tanto per farli, fatti presi da un momento di, che ne so, voler leggere qualcosa che ti aiuti a fare... Lo compri e poi dici, ma magari potevo prendere qualcos'altro, ecco. Bene, detto questo, io vi saluto. Spero che questo piccolo vlog vi sia piaciuto. Essendo il primo, è un po' fatto così, non è proprio bellissimo. Comunque questa qua è una delle mie giornate più monotone, dove non faccio molto, ci sono i bambini a casa, quindi non è che puoi fare tantissime cose. Quando arriverà un bel vlog dove farò veramente delle cose fantastiche, favolose, ci sarà sicuramente. Adesso oggi è un po' noioso, non mi sono neanche truccata, è stato un po' più così, è stato. Comunque, vi saluto e come si dice in questi casi di solito? Lasciate un like, se vi è piaciuto questo video e cos'altro si dice? Iscrivetevi al canale per sostenermi, così posso fare altri video così dove balbetto e non mi ricordo le cose che devo dire. Niente, ciao!